Ehi, ben ritrovati da AndreaLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Come annunciato nello scorso video, oggi faremo pianeta extra beta, pianeta torre antica e poi anche il boss della luna ghiacciolo, che secondo me è Francisca, che abbiamo già incontrato tempo fa. Ma iniziamo col pianetucolo extra. Vediamo che sfide ci attendono. Oh, caduta libera! Lo spazzino che ci servirà, ma io non ho preso perché no. Se serve comunque il gioco ce ne darà sicuramente un altro. Aio! Ah, perché ho saltato lì, non serviva saltare. Però i miei amici dovevano saltare invece. Non l'hanno fatto. Wow! Calma! Ehi! Perfetto, lui ci serve infatti, guarda un po'. Hoppla! Sì. Spemmete. Ecco, B per ritrasformarsi in Kirby. Cioè, non è che te lo nascondono un po'. No, te lo mettono proprio lì tranquillo. Allora, qui a quanto pare ci serve lo scopino. Boh. Leviamo il ghiaccio. In che maniera? Ah! Ho capito. Però, no, da qui sopra tesoro. E poi c'è anche il sensitivo lì che ci serve a quanto pare. Diventa amico e vai al posto di fiammello qui. Mi forza? Ah, io devo diventare elettro, sì. No. No, non serviva. Però, cioè, divento elettrico in questa maniera, geocinesi, ecco. Perfetto, raga. Molto facile. E abbiamo recuperato il puzzle d'arcobaleno, quindi siamo praticamente addirittura di arrivo. L'appellativo che gli ho dato, pianetucolo... Sì, è giusto allora. Poverino, forse non se lo meritava, perché è molto facile. Mi sento male per averlo chiamato il pianetucolo, no. Povero. Guardalo lì, è diventato un Meta Knight nero. Perché era tutto quanto ricoperto di graffi. Oh, ioi, sto coso. Non è affatto piacevole questo livello. Qui. Qui, perché l'amor del cielo. Bene. Insomma, ho perso un pezzo puzzle, ma alla fine. Niente, non è che posso fare molto col sasso alla fine. Perché appena premo B... Ecco, per l'appunto, no? Molto facile. Oh! Qualcuno è diventato bonkers, eh? Però scusatemi. Abbiamo tutte quante queste prelibatezze stellari. Okis. Perfetto. Tre pezzi puzzle, vedo due one up. Tante stelle. Gnammete. E un po' troppo? Sarà... Ah, si può andare oltre le 100 vite. Non lo sapevo. Effettivamente non ho mai raggiunto oltre le 100 vite su Kirby. Anche perché la verità è che sto giocando molto di più questo Kirby, che poi sarebbe salvataggio B, piuttosto che salvataggio A, che è il mio primo salvataggio. Ok. Ci sta. Ah. Ci dà. Perfetto, allora. Torre antica. Dovrebbe esserci dell'acqua qui. Ha ucciso il povero fiammello. Peccato. Vabbè, andiamo su. Se ci serve lo troveremo più avanti, eccolo qui, al posto dello spazzino.
qui caro, qui. Sì, proprio qui, esatto. Vabbè, nulla di fatto alla fine. Ok, qui ci serve invece aiuto. Potevo diventare lui fiammello, sarebbe stato molto più facile. Bravissimo lì, vedi che sei bravo quando vuoi. Ottimo. Facciamo sempre terra bruciata, perché almeno... Oh, attenzione. Va, diventa di roccia. Aiuto! Dato Pagos maledetto. Andato. Qui c'è un gelatino, perfetto. Evitiamolo come la peste, per favore. Bravissimi. È scomparso, quindi che bravi è. Qui nulla? Ok, strano. Oh, aiuto. Ah, qui ci serviva Dato Pagos allora, eh. Vabbè. Possiamo anche evitare, non fa nulla. Devo preoccuparmi? Sì, devo. Vediamo un po' dove si ferma, di qua. Ah, cavoli, vabbè. Mi sa che uno sarà col paso d'arcobaleno, vero? Ah, ora lo complica un pochetto, no? Ah, niente, è così semplice, solo per un pezzetto. Ok. Ah. Qui a cosa serviva? Con quello ghiaccio? No. Sì, invece. Leviamo un po' lui, Bonkers. Ah, c'era un nemico. Rivela il nemico, rivela. Ah, buono. Qui. Ok. Vabbè, ragazzi, allora voi siete scemi proprio in culo, eh. Ok, è andato. Questo che vola. A fiammello. Grazie. Se no, non possiamo neanche entrare alla fine. Per quale ragione? Divento lui, dai. Perfetto. Diventando di ghiaccio, dovrei poter bloccare il corso dell'acqua. Sì. E fiammello, poi può fare il suo lavoro. Fiammello! Ehi! Ti ha una svegliata? No, devo fare tutto quanto io devo fare. Avanti. Ah, proprio. Non c'hanno voglia di lavorare. Che siamo in Italia? Dissing? È perseguibile per legge? Aiuto, scoppia! Perfetto, oh, che bello! In questa maniera ci avviciniamo sempre di più alla fine del livello. Oh, yes! E quanti danni! E che cos'era? Allora, qui lo vedo, ma preferisco che lo blocchi comunque. Non c'era praticamente nulla. Qui c'è One Up, perfetto, lo vedo da solo. E qui c'è un nemico. Ed un pezzetto di puzzle. E siamo arrivati praticamente alla fine oramai. Giusto? Ci rincontriamo. Allora, facciamo molta attenzione qui. Aiuto! No!
Era di là. No, fregatura che ho preso. Ah, tre Link, che combini. Ah, mi ha fregato, eh. Fatto lo scherzetto. Che sola che ho preso, mamma mia. Ah, ok, ora qui si continua, certamente. No, non prendo nulla perché non mi serve alla fine. Vado semplicemente più veloce. Vabbè, pezzo di puzzle lì non mi interessa. Potevo prendere... Ce la facevo a prenderlo, ma questo mi interessa invece. Eh beh, scusami, ma vorrei dire... Arrivato. Boh! A parte un pezzetto di puzzle blu, che proprio me ne può fregare di meno. Cioè, se ci passo, che ci riesco, che c'ho voglia... In questi casi non avevo voglia, perché era pericoloso. Però, quell'arcobaleno sì. Serve per completare il livello al 100%. Attenzione perché c'è un nuovo boss su Luna Gabel. Però no, faremo un altro boss oggi, che è questo qua. Dovrebbe essere Francisca su Luna Ghiacciolo. Very interesting. E penso che farò anche l'altro boss, perché ho visto che comunque sia stiamo molto in anticipo con la registrazione. Voglio dire, ho registrato... davvero poco questi livelli, sono stati molto veloci da affrontare. Quindi insomma anche ci mettiamo un po' di più, non è un problema. Si sale. Si sale, non fa male. Ma qui si deve andare, ah sì, qui, bene. Ottimo. Ah, interessante. Vai. Buono. No. No, accidenti. Ora, perfetto. Tan tan tan. Oh yes, vedi? Vedi a che serve? E divento bonkers. E sapete che c'è? Top pure amico, facciamocelo, va! Alright, andiamo! Mo sì che va bene! Accidenti, raga! Mi sentivo una pena! Ma qui si sale di continuo! Grande Bonkers che farà attacco rotante e sconfigge tutti i nemici! Quello proprio si butta a pesce e ancora sopravvivono e basta, no? Bombi Bros lo voglio, lui no, mi sta antipatico stavolta. Sul ghiaccio, incontri ghiaccio, via. Bombi Bros sì però. Ah però aspetta, c'è lui, c'è. Vai, andiamo con lui. Povero Bombi Bros. Non lo prendo mai, l'ho preso una volta sola in tutto il gioco. Oh, eccoci qua. Signori, affrontiamo Francisca. Guarda un po' chi si rivede. Non avrei mai pensato di incontrarti di nuovo, essere Paffutello. Paffutello? Questo è body shaming, oh! E io che pensavo di averti sepolto sotto le macerie di Jean Bastion. Ma non eri tu, era tua sorella di là, quella elettrificata. Non mi resta che assicurarmi di toglierti di mezzo in modo definitivo questa volta. Ti trasformerò in una palla di ghiaccio! Ho sempre voluto una scultura di ghiaccio per la mia collezione di trofei! L'attrice del ghiaccio? L'autrice? No, non lo so.
divento acqua. Perché acqua? Siamo già alla seconda fase, Zan porti... Franziska. No, mi sta più simpatica Zan, non lei. Lei mi sta molto antipatica. Che è successo? Ah, grande! Fa rimbalzare attacco, giusto. Mena, 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 pista, pista, pista. Wow! No, ho perso il potere, no! Mio! Ancora? Basta un po', Zan. Dai, con sta Zan pure io. No, ragazzi, ho poca vita. Aiuto. Sconfiggetela voi per me. Sottoposti. Accidenti, raga, a me. Mi sono difeso però, non è giusto. Ce la facciamo a sconfiggerla? Non ne sono tanto sicuro, eh. Cioè, perlomeno io muoio, ci muoio male, come Kirby. Ok, è andata. Si è messa a fare l'attacco stupido. L'ho sfangata non so come. È stata molto molto peculiare questa vittoria. Attenzione perché si apre il percorso effettivamente. Quindi era da fare assolutamente lei. Perché se non si apre il percorso non possiamo poi affrontare la torre qui. L'ultimo tassello. Ah, facciamoci anche Luna Gabble e... boh. Ci facciamo anche questo boss, poi ci fermiamo. Allora, questo mi pare che il boss si chiami Cumulo Nembo. E è un boss ricorrente nella serie di Kirby. Lo incontriamo molto spesso. Waddle Dee Parasole, sei stato un buon alleato. Ma è momento di dirci addio. Attenzione. Le maschere occulte! Ah, ok, quindi siamo già subito arrivati. Bene, divento io frusta. Anche divento Indiana Kirby! Pummete! L'arachno, quindi l'arachno qui è utile. Interesting. Aspetta però, qui non c'è un pezzo arcobaleno anche, Andrink? Ah sì sì, eccolo, eccolo, guarda un po'. Guarda un po', dov'è la strada? Sì. Ti pare che me lo facevo scappare? Sì, una mossa però, dai. Poi non insegue neanche a me. Segue i miei compagni, perché... miei compagni di merende. Allora, no, 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 che fai, che fai, che fai, che fai, oh! Beh? Vuole scappare questa, hai capito? Hai capito? Ma lui che ha fatto di male, lui? No, non le prendo. Non ricordo di preciso cosa fa, ma non mi fido. A prescindere. Pronti? Indiana Kirby all'attacco! Craco!
Non so perché mi veniva in mente cumulo nembo. Vabbè, sì, prendiamo un po' di danni, ma non fa nulla, ragazzi. Cioè, lo stiamo massacrando. Vabbè, ragazzi, è andato oramai. Craco, sì, mi veniva in mente cumulo nembo, non so perché. Sì, più grosse anche, no? Doppio craco! Ecco a che serviva Waddle di parasole. A non prenderci un fracchio di danni. A quello serviva effettivamente. Vola, 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 vola. Vola, 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 vola. E va a fa un bagno. Ok, una dovrebbe essere andata. Ok, tutte e due invece. No, no, solo una. Via, scoppia. Wow! Sfangata anche questa volta. Oh ragazzi, manca davvero poco a quanto pare. Manca davvero poco. Nel prossimo video affronteremo questo Stella Lava Dome forte. Si aprirà di conseguenza un altro livello extra. E poi penso che anche questo, perché no? Chissà, chissà. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Kirby Star Allies. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!